Slime qui al bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Trashbin volume 3 di Radical. Ho da fare delle piccole premesse. La prima è che Radical come artista non mi fa impazzire, di lui mi piacciono per lo più singoli e faccio il mio coming out: non ho ascoltato i due precedenti capitoli della saga Trashbin. Ebbene sì, come vi ho già detto, Radical non mi ha mai convinto appieno. Nonostante ciò ho deciso di fare questa reaction perché la vedo come una possibilità per rivalutarlo. Tra l'altro so che a molti di voi piace, alcuni già mi hanno scritto che l'album gli è piaciuto, e comunque se poi andiamo a vedere la situazione oggettivamente, Radical è sempre stato uno tra i nomi di più spicco nell'ambito SoundCloud Italia, e piano piano dall'anno scorso sta iniziando ad uscire dalla realtà di SoundCloud per entrare in quella della scena comunque mainstream. L'album è composto da 9 tracce, troviamo 3 feat: Rosa Chemical, Thelonious B e Psychology. Addirittura Rosa c'è in 2 tracce, tra l'altro loro due sono una coppia molto affiatata, l'anno scorso hanno droppato TikTok e forse la loro hit più mainstream, ed è proprio quel pezzo che mi ha fatto avvicinare ancora di più a Radical. Poi entrambi hanno fatto un loro tour, quindi sicuramente alle spalle avranno un po' di pezzi. Io partirei dalla prima traccia, 3K, fit proprio Rosa Chemical. Luce sul collo, non vedo gli umani, per questo ben chiaro cosa sto facendo. Non serve che guardo, che tanto vi vedo, che siete soltanto una massa di infami. Si vede da come li conti, quanti ne alzi. Ehi, metto questi corpi dentro un trash bin, perché questo orologio sembra un Beyblade. Le Grepunk siamo i nuovi bad brains, non vuoi diventare una skin? Dentro di lei come Zanaz, non ho più bro che noi. Spezzo il pane con la squad, sopra il collo col chain. Vedo solo il back, perché stesso blood. Produzione di Back on the Night, è una prima traccia hard sicuramente, che poi rispecchia quello che è lo stile classico di Radical. Ci sta, mi è piaciuta. Solo strofe praticamente, non c'è alcun ritornello, e ci sono un sacco di riferimenti a pezzi vecchi loro come TikTok o comunque anche a pezzi dei loro soci. Per esempio proprio la prima barra, sta merda per sempre 4L, che ovviamente è una città al suo pezzo insieme a Sapo, contenuti in FSK Trapshit. Poi TikTok siamo pistole chemical, senti le lancette che vanno indietro, ovviamente riferimento a TikTok, emoji del serpe, anche un gang se vogliamo. Passiamo alla traccia numero 2, Backup. Tech team su una bitch come fossi Smackdown, big cookie nella vest come fossi un boy scout. Cosa pensi di fare, negro? Backup, backup, no, non mi serve un chopper. Non c'è una fissa, siamo nella tua zona. Non fai quel fist fight, si lima non sei tagliato. E la rockstar, ti metto in un bucket, rapi la gang, siamo il team rocket. Questo non è un business, è un rocket. Potrei eliminarti ma mio ebonico, fuck it. Team su una bitch come fossi Smackdown. Produzione di Moz, devo dire che il beat mi è piaciuto un casino, la traccia dura abbastanza poco, bella cattiva, nell'intro mi ha fatto morire che ha detto se mi annullano un'altra data mi sparo in testa, penso si riferisca al fatto del Covid che ha annullato concerti di tutti gli artisti, e ora effettivamente prima di ricominciare a suonare non so quanto debbano aspettare. Un'altra cosa carina è l'outro, che è una citazione a Breaking Bad, poi annuncia anche la traccia prossima che si chiama proprio Minaccia. Ehi, hey, fuck, sono io la minaccia, sembra di non stare in Italia, no. Sembra del papere Psyda, sono quotato sul Nasdaq. Siamo il serpente dentro lo stivale, siamo gli slime, il bug. Se fare il distratto fa attenzione al laser. Negro son qua, pull up col taser. Puttane gotiche vogliono me, le passo a wiki per tutta la ganga. Dici che spari, che spari, che spari, che spari, che spari, nessuno fa bang bang. Però sono io la minaccia, sembra di stare in Alaska. Dici che spari, nessuno ci casca. Anche questa è una traccia abbastanza breve, a differenza delle altre due questa è un po' più sullo stile no melody, almeno così mi sembra. Altra produzione di Moz, il beat pure in questo caso mi è piaciuto. E che dire, queste prime 3 tracce sono sicuramente infuocate, la mia paura è che tutto l'album sia così. Comunque per capirlo meglio continuiamo l'ascolto. Traccia numero 4, Tot Milano di M. Questo titolo mi fa morire, fit Rosa Chemical, ATHB. Ehi, hey, bitch, suicide door sopra la mia new whip. Bad bitch vorrebbe fare un giro con me. Tiro una J, pensa tipo un G. Per tre no, il triplo nel back, ok. Sono il piccolo zombie di pull-up, la bando. Se parli male ti sciuto la mamma. Sto fumando gas mentre glielo metto da dietro. Sto corso d'acqua fino a com'è, daddy, una gang. Giuro su mia mamma, oh mamma. Lei vuole il cazzo ma ci metto il gnuccio pong. Buongiornissimo, sono quello col cazzo lunghissimo. Ma non ho look sopra orari a Torino. Mi vuole scopare, ho l'età di suo figlio. Pensavo che mi basta fare. Questa forse fino ad ora è quella che mi è piaciuta di più. Dei Thelonious B purtroppo c'è solo Brown. Infatti è già da un po' di tempo che sembrano essere separati. Non si riesce a capire, loro non vogliono rispondere. Però fatto sta che non
non si cacano praticamente più, anche quando stanno insieme proprio non si inculano. Non so che cosa sia successo, se voi sapete qualcosa in più commentate, perché sono curioso. Quello che mi è piaciuto di più è proprio Brown dei THB. Radical fa un ritornello che mi è piaciuto davvero tanto, e poi c'è una strofa di Rosa Chemical che non mi dispiace. Passiamo alla traccia numero 5, Rex. La produzione di Nike, anche in questo caso il beat mi è piaciuto molto. Poi vabbè, Nike per me è uno dei migliori produttori che ci sia in Italia al momento. Questa canzone forse si differenzia un po' rispetto alle altre, in alcune parti tipo il ritornello è un po' creepy, e Radical comunque ha tenuto molto bene il beat e ha spaccato. Certo, le cose che dice sono sempre quelle, però le dice bene, suonano bene, quindi per il momento va bene così. Passiamo alla traccia numero 6, Kill Your Ego. Ho fatto cose che non fanno bene, ma poi alla fine guarda dove sono. Se quello che conviene non conviene, cos'è che do per buono? Da ogni singola cosa poi ne nascono cento. Prima è tatuaggi, poi l'arresto. Faccio sempre scena muta, poi quando mi interrogo, lei che non parla senza droga in corpo. E se mi prenderai la mano la prendi in eterno, perché quelli come noi vanno tutti all'inferno. Questa, se non sbaglio, era già uscita, mi sa, proprio inizio anno, perché mi ricordo di averla già sentita. Comunque una traccia che esce completamente fuori da tutto il mood del disco, abbastanza introspettiva, produzione di Radical stesso. E finalmente direi, ma perché anche da questa canzone si può intuire che comunque Radical è bravo anche a fare altri tipi di cose, quindi perché non farle e perché concentrarsi solo su un tipo di sound? Canzoni del genere comunque sono abbastanza piacevoli da ascoltare, soprattutto in un disco che è tutto hard, calmano un po' le acque. Passiamo alla traccia numero 7, Pills So Sorry, fit gli psicologi. Alla soluzione nelle pills, ehi, alla soluzione nelle paro. Gira 360 Tokyo Drift, ehi, sceglierei da in mezzo a 10 maro. Da un amico sulle pills ed uno che vive un dramma. E dalle mani nei miei jeans, tre di notte torno a casa. Dicevi resto qui e guardo a casa e te ne sei andato. Voglio diventare ricco con te, voglio fare tutto insieme a te, perché sei la prima che mi fa sentire un qualcosa senza un perché. Oh, finalmente anche questa esce dai canoni dell'album. Come si poteva intuire dal titolo, è formata da due canzoni, Pills con Drust e Sorry con Kaneki, e mi è piaciuta molto di più Pills. Onestamente in generale ammetto che a me gli psicologi non piacciono, non so perché, li trovo abbastanza banali, e infatti la strofa di Kaneki mi ha fatto un po' cacare, quella di Drust invece mi è piaciuta. E tra l'altro io sono sicuro al 100% di questo, nel ritornello di Pills Radical usa un flow di Nev. Passiamo alla traccia numero 8, Pull Up. Pull up con un big blunt, grosso come un mitra. Ho ucciso il tuo picco, mi penso che non vuoi un sequel. La mia vita è un film, Vittorio De Sica. Ma non voglio la tua silly bitch, voglio la sua amica. Pull up. Lascio la vita al minimo. Io non sono un rapper, sono l'uragano Katrina. Sippo walker, fumo gas, faccio business. Figa pure questa, mi è piaciuto un sacco il beat fatto da Freeman, in generale il mood della canzone. E l'album in questa seconda parte prende un netto cambio di wave, e sono contento perché onestamente va bene la roba della prima parte, ma la lunga può stancare, soprattutto se fai un album tutto così. Passiamo all'ultima traccia, Billie Eilish. Sono il non-stop, nothing, fammi fare un cazzo. Ho fatto un bad trip, bad bitch, ti sei fatto un bad trip. Sono dentro al game, ma non trovo la street. La mia vita che da un film sta diventando un blessing. Sembra Billie Eilish, vuole stare sempre in giro, però non sa che fare, non prende gli zaini. Ho fatto il dash, big cap, sciori tra due universi, soli così diversi, ci seguono come serie su Netflix. Prodotta da Kid Daku, pure in questo caso il beat mi è piaciuto, e posso dire adesso che ho ascoltato tutto l'album che la produzione dell'album è stata molto di mio gradimento. Anche questa canzone conferma il cambio di wave che c'è stato a metà album, molto apprezzato da me pure questo. E nonostante praticamente sia formata da una strofa e un ritornello, l'ho trovata molto orecchiabile, molto chill. Che dire sul disco completo? Mi è piaciuto, ho apprezzato il fatto che abbia cambiato wave, perché ripeto, sarebbe diventato un po' troppo noioso. I featuring si sono tutti
tutti comportati bene, quindi io complessivamente lo reputo un lavoro discreto. Unica pecca secondo me è un po' troppo ripetitivo nei testi, dovrebbe cercare di variare un po' di più, ed è quello che esattamente mi aspetto da un suo prossimo lavoro. Sicuramente mi andrò a recuperare i due precedenti volumi di Trashbin per farmi un'idea migliore e più completa su Radical. Voi cosa ne pensate dell'album? Vi è piaciuto? Vi aspettavate qualcosa di più? Perché? Fatemelo sapere con un commento. Vi invito anche ad iscrivervi al canale qualora non lo foste, per non perdervi altri video o comunque altre reaction. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, lasciate un mi piace, condividete questo video con i vostri amici se vi va. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slap!